Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Nel video di oggi vi mostro come scrivo una ricetta partendo da zero, con quali programmi e calcolatori e come imposto tutti i parametri per una cotta in all grain. Il programma che uso per scrivere le ricette è BrewTarget. È un programma gratuito e trovate i link per il download sul sito. Il programma è disponibile per Windows, Mac e Linux. Vi mostro un po' le funzioni di base. Dall'icona della pentola in alto potete scegliere l'impianto, cioè la pentola che utilizzate, impostando i volumi di birra pre e post bollitura, il tasso di assorbimento di acqua e grani, l'evaporazione e i volumi di mosto persi con il trab e nel fermentatore. Nell'icona accanto invece potete vedere gli step di ammostamento già impostati o potete crearli voi, io in genere li inserisco manualmente poi in ricetta. Poi troviamo la lista degli stili di birra presenti. C'è una vasta scelta di stili presi dal manuale BJCP, però si tratta di una versione precedente al 2015, quindi non aggiornata a tutti gli stili attuali. Troverete qualche differenza o qualche stile mancante. Per ogni stile potete vedere i range di densità iniziale e finale, grado alcolico, unità di amaro, IBU e colore. Accanto trovate anche le note sullo stile di birra, gli ingredienti, gli esempi commerciali, presi sempre dal manuale BJCP. Se volete, potete anche aggiornare le schede degli stili al BJCP attuale. O potete anche inserire un nuovo stile, basta scaricare il manuale BJCP e prendere i valori di riferimento e inserirli nel programma. Poi abbiamo la lista dei fermentabili, con grani, malti e zuccheri di diversi produttori. Nelle info trovate informazioni utili come colore, la percentuale massima di utilizzo consigliata. Nella lista vedete anche l'indicazione dei malti che vanno ammostati o quelli che possono saltare questo passaggio ed essere aggiunti in seguito. Analogamente abbiamo la lista dei luppoli, con le info sulla percentuale di alfacidi e degli oli essenziali. Anche qui, se mancano dei luppoli in lista, li potete aggiungere, come ho fatto io per il Mosaic. La lista dei lieviti comprende vari ceppi liquidi della White Labs e della Wyst. Mancano invece i secchi. Quelli che vedete della Fermentis li ho aggiunti io manualmente, prendendo i dati dalle schede tecniche che trovate sul sito del produttore. Il parametro più importante per i lieviti è la percentuale di attenuazione. Come vedremo, in base a questo parametro il programma calcola e prevede la densità finale e il volume alcolico della birra. C'è anche una funzione timer, il calcolatore del tasso di inoculo, dove potete impostare il tasso di inoculo desiderato, se fate una ale o una lager, la densità iniziale del mosto e, se utilizzate un lievito liquido, anche la quantità di cellule presenti in base alla data in cui è stato imbustato. Quindi la freschezza del lievito, diciamo. Però il programma vi dice solo quante confezioni di lievito secco liquido dovete utilizzare per avere la quantità di cellule necessarie. Non è fatto quindi per calcolare lo starter partendo dal lievito liquido. Proviamo adesso a scrivere una ricetta. Scegliamo una Belgian Double dalla lista e il programma ci dirà subito la densità, colore e IBU a cui dobbiamo puntare per avere una birra in stile. Scegliamo l'impianto con il quale dobbiamo fare la cotta e qui il parametro più importante è quello dell'efficienza, che dobbiamo conoscere o ipotizzare se utilizziamo un impianto per la prima volta, perché in base a questo parametro il programma calcola una diversa capacità di estrarre più o meno zuccheri dei grani. Per adesso impostiamo l'80%, che è l'efficienza media del mio impianto. Cominciamo aggiungendo i grani. Scegliamo un Pilsner belga come malto base e poi come malti speciali un Cara Monaco ed uno Special B. Mettiamo anche un'aggiunta di zucchero candito ambrato. Proviamo a impostare 5 kg di malto base, 400 g di Cara Monaco e 300 g di Special B. Infine 500 g di zucchero candito. Per i malti speciali possiamo scegliere se introdurli in ammostamento o dopo. Per lo zucchero, se fare l'aggiunta precoce o tardiva. Ora possiamo vedere la densità iniziale calcolata prevista di 1.63, appena nel range previsto, quindi meglio aumentare leggermente il malto base.
mettiamo 5,5 kg. Questa volta otteniamo 1,68, già più nella media. Per definire meglio il colore della birra, se vogliamo, basta giocare con i malti scuri, come il black ad esempio, e inserire quantità molto piccole che servono solo ad aumentare il colore. Qui possiamo vedere dove possiamo arrivare. Per i luppoli possiamo fare una singola aggiunta, scelgo lo Styrian Golding, primo parametro da guardare sono gli alfacidi. Poiché il valore degli alfacidi cambia annualmente in base anche alla produzione e al produttore, prendete il valore dall'etichetta del luppolo che avete acquistato e lo inserite qui. Mettiamo 40 g di luppolo, formato pellet, 60 minuti di bollitura. E vediamo subito il calcolo degli IBU. Siamo a 19,8, perfettamente nel range. Aggiunto il luppolo, il programma ci dà anche il calcolo IBU-GU, che è il rapporto tra l'amaro e la base dolce, utile per capire se la birra sarà sbilanciata sull'amaro o sul dolce. In questo caso, come prevede lo stile, avremo una birra molto maltata. Se aumentiamo la quantità di luppolo, vedrete che l'equilibrio cambierà, a leggermente maltata e continuando a extra luppolata. Rimettiamo 40. È possibile anche scegliere il formato del luppolo. Come vedete, il luppolo in coni ha un'estrazione dell'amaro leggermente inferiore rispetto al pellet. Possiamo anche inserire se il luppolo va aggiunto in bollitura o in dry hopping, dove naturalmente non estrarremo amaro ma solo aromi. Quindi il valore degli IBU si annulla in questo caso totalmente. Come vedete, finché non aggiungiamo il lievito, non avremo nessun dato sulla densità finale e sul volume alcolico. Scegliamo un Belgian Abbey della Weist e abbiamo finalmente la densità finale prevista di 1,17 e il volume alcolico. Questa previsione dipende dal valore medio di attenuazione del lievito, che cambia tra i vari ceppi di lievito, ma anche a partire dallo stesso lievito il mosto può fermentare di più o meno del previsto, per tutta una serie di motivi. Quindi il valore di densità finale previsto va preso sempre in modo indicativo e non preciso come la densità iniziale. Se alziamo il valore dell'attenuazione, ad esempio, vedete come si riduce la densità finale e aumenta il grado alcolico. Quindi giocando con il lievito potete capire se potete ottenere una birra più secca e alcolica o più corposa e piena. Passiamo adesso agli step di ammostamento. Mettiamo uno step di saccarificazione, uno di mash out e uno di sparge. Impostiamo le temperature e i minuti per ogni step. Ma la cosa più importante è impostare volumi di acqua da aggiungere nei vari step. L'aggiunta dei volumi di acqua dipendono principalmente dall'impianto che utilizzate. Io, utilizzando un sistema all-in-one, ho un calcolatore apposito fatto sulle specifiche della mia pentola. Per prima cosa calcoliamo la quantità di grani da ammostare e li inseriamo nel calcolatore. Vediamo anche il volume finale di birra che vogliamo ottenere, il tempo di bollitura, il rapporto acqua-grani che in all grain solitamente oscilla tra 2,7 e 3,3 litri per chilo di malto, lo spazio morto fa riferimento alla mia pentola ed è il volume di acqua che sta sotto il cestello che contiene i grani e che non viene a contatto con i grani. Questi sistemi all-in-one sono infatti progettati per non fare sparge, quindi se volete fare un mesh classico con sparge dovrete allungare il volume di acqua un po' aggiungendo questo spazio morto. Il tasso di assorbimento di acqua dei grani è un valore noto, in questo caso l'ho maggiorato appositamente perché non voglio strizzare i grani nel cestello per recuperare più mosto, quindi ne perdo un po' di più in questa fase volutamente. Ho impostato poi un litro di trab che rimane in pentola e non viene trasferito nel fermentatore e un altro litro di birra che rimane in fermentatore nel fondo insieme al lievito. Infine il tasso di evaporazione durante la bollitura. Quindi copiamo e incolliamo i volumi di acqua da inserire in ammostamento e in sparge. A questo punto il programma ci dice se i volumi inseriti vanno bene in base alle caratteristiche dell'impianto o se rischiamo di ottenere più o meno birra del previsto. Ad esempio, se mettiamo più acqua in sparge ci dirà che avremo 25 litri invece di 23. Se ne inseriamo meno, allora l'opposto in questo caso ci dice 18 invece di 23. Un limite del programma è che cambiando la temperatura di ammostamento non prevede un mosto più o meno fermentescibile, come in realtà. Se imposto 62 gradi mi aspetterei di avere una birra più alcolica, ma ciò non accade. Questo parametro quindi è solo indicativo, serve per ricordarci la temperatura da raggiungere durante la cotta.
Tornando all'efficienza dell'impianto, se questo parametro in realtà dovesse variare molto rispetto al previsto, allora la birra finita avrà un profilo differente. Quindi è importante conoscere questo valore, o impostarne uno nella media e poi verificare con le prime cotte a quanto si attesta quello riscontrato sul campo. Nella finestra extra possiamo inserire, se vogliamo, le temperature da mantenere e quanti giorni per le fasi di fermentazione primaria, maturazione e imbottigliamento, e il volume di carbonazione desiderata. La finestra delle note, invece, è molto utile per annotare le vostre impressioni sulle cotte e come sono cambiate nel tempo con la maturazione della birra. Se fate la stessa birra più volte, vi saranno molto utili per affinare meglio la ricetta. Vi ho mostrato come scrivere una ricetta con questo programma. Sebbene datato e limitato, rimanendo semplice e funzionale dove serve, è di grande aiuto per chi vuole iniziare senza complicare troppo calcoli e processi. Ci sono anche altre funzioni del programma che non vi ho mostrato, perché non le utilizzo e non ho la necessità di approfondirle al momento. Per arrivare a trovare la quadra col proprio impianto, calcolare e gestire correttamente i volumi di acqua e di efficienza, potrebbe volerci un po'. Potrebbero essere necessarie 2 o 3 cotte di prova. Nel mio caso in realtà è stato un processo abbastanza veloce e oggi, affidandomi unicamente a questi calcoli che avete visto, riesco sempre a ottenere delle birre con densità iniziale che al massimo può discostarsi di 1, 2 o 3 punti rispetto a quella prevista. Il programma è molto utile anche per chi vuole fare E+G. Trovate infatti nella lista dei fermentabili anche gli estratti di malto e in questo caso dovete impostare 100% di efficienza. Se c'è qualche passaggio, qualche funzione del programma che non avete ben capito o avete altri dubbi o domande, scrivete sotto nei commenti. Come sempre vi ringrazio per il vostro supporto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche. E ci vediamo al prossimo video!